Se segui questo canale, probabilmente hai già visto il video che ho dedicato all'iniziativa di Amazon Ritorno a scuola con gli sconti disponibili dal 29 agosto al 4 settembre 2024. E come ti dicevo in quel video, che ti lascio linkato qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione, dove fra l'altro troverai il link per vedere quali sono tutte le ultime offerte per il ritorno a scuola proposto su amazon.it, io stesso ho fatto alcuni acquisti. Andiamo dunque a fare insieme l'unboxing di questo piccolo pacco, perché come vedi non mi sono lasciato influenzare da centinaia di sconti, ma ho scelto di acquistare solamente quello che mi serviva piuttosto che quello che mi piaceva per ricominciare, nel mio caso, l'anno lavorativo. Sono infatti un appassionato di cartoleria e devo dire che non riesco a rinunciare a comprare a settembre ogni anno non solo un'agenda, ma anche qualche prodotto appunto di cartoleria, quindi penne, matite e quant'altro. Andiamo dunque a fare l'unboxing e vediamo insieme cosa ho acquistato in occasione dell'iniziativa Ritorno a scuola su Amazon. Come vedi abbiamo due scatole, una più piccola ovviamente, dove troviamo quella che è l'agenda che ho scelto per la mia attività. Ogni anno infatti devi sapere che utilizzo un'agenda per segnarmi non solo tutti i task che riesco a completare o le cose urgenti, ma anche tutto quello che riguarda la mia attività, dove posso migliorare, come posso migliorare ed ovviamente quali sono i miei obiettivi. Vado dunque a fare l'unboxing di questa agenda settimanale perché secondo me è davvero interessante e ben strutturata. Devo dire che fino all'anno scorso in realtà mi trovavo molto bene con l'agenda universitaria settimanale di Smemoranda. Nei mesi scorsi però, come forse saprai, in realtà Smemoranda è fallita, ma anche se è fallita è stata comunque venduta la licenza, se non sbaglio, per realizzare una nuova Smemoranda, ovvero la Smemoranda tradizionale. In pratica non è più disponibile la Smemoranda universitaria, ma è disponibile la Smemoranda che ha accompagnato tantissimi di noi durante le scuole medie, le scuole elementari oppure il liceo. E io stesso in realtà devo dire che ho acquistato questa Smemoranda. Avevo infatti acquistato la Smemoranda 2025, ma per come organizzo io la mia agenda l'ho trovata piuttosto scomoda. Ecco dunque che ho deciso di acquistare una nuova agenda. Andiamola dunque ad aprire e ti faccio vedere come è organizzata questa agenda. Cambiamo inquadratura e vediamo insieme l'unboxing dell'agenda settimanale che ho scelto. Come puoi vedere in questo momento si tratta di un weekly planner della Pop Run che ha 15 mesi, va da agosto 2024 a dicembre 2025, medium size 16,5 x 22 cm. Andiamo quindi a rimuovere questa cartone protettivo e vediamo la nostra agenda. Disponibile ovviamente in vari colori, io ho scelto questo colore che è il color cuoio e quindi andiamola ad aprire e come puoi vedere abbiamo prima di tutto questo è il portapenne che possiamo scegliere se attaccare con l'adesivo oppure no alla fine dell'agenda, ovviamente in modo da poi poter agganciare una penna e chiudere la nostra agenda. E sempre alla fine dell'agenda abbiamo anche questo elastico per tenere chiusa l'agenda e poi questo scompartimento dove possiamo andare a mettere dei fogli o quant'altro. Sempre nell'ultima pagina ci viene indicato che se troviamo degli errori oppure qualcosa che non va possiamo ovviamente contattare l'assistenza, ci sono tutti i riferimenti social. Poi sempre nell'ultima parte abbiamo la sezione contatti, che devo dire ormai risulta un po' obsoleta ma è comunque sempre presente all'interno delle agende. Tutti i fogli hanno l'angolo che si può ritagliare. Poi abbiamo questa parte a quadratini. Sempre nella parte finale abbiamo un planner per il 2026, puoi vedere che è scritto sia in italiano che in inglese che addirittura in tedesco. E poi abbiamo la nostra agenda. Ad inizio agenda invece troviamo ovviamente sia tutte le informazioni personali che possiamo andare ad inserire qui disponibili addirittura in 6 lingue differenti e poi abbiamo tutte le feste nazionali indicate per paese con le varie date. Ovviamente vengono indicate solo le festività principali, però è comunque un'indicazione assolutamente utile anche a livello lavorativo per sapere quando ad esempio alcuni paesi non lavorano. Poi abbiamo il nostro planner annuale, quindi il nostro piano annuale che possiamo gestire in maniera semplice da queste pagine.
E poi abbiamo, come vedi, il foglio spese suddiviso mese per mese, super utile per tenere traccia ovviamente di quelle che sono le nostre spese. Poi ancora abbiamo la pagina dedicata ai compleanni, se vogliamo segnarci qui i compleanni più importanti. Una pagina intera dedicata agli orari che possiamo gestire, ad esempio per l'orario lavorativo, la palestra o qualsiasi altra attività che svolgiamo. E poi abbiamo la visione mensile di quello che è il nostro calendario, con una sezione laterale per le note. E poi abbiamo la nostra agenda settimanale. Come vedi, la cosa graziosa di questa agenda settimanale è che ci permette in alto di avere un box informativo dove io solitamente vado ad inserire quelli che sono i task più importanti da completare o le cose da tenere sotto controllo, e poi ovviamente il calendario giornaliero. Ad ogni fine mese ovviamente poi abbiamo nuovamente un calendario che ci riepiloga tutto il mese. Andiamo a questo punto all'altro pacchettino. Questa di qua era una vera e propria offerta per il ritorno a scuola proposta da Amazon, o meglio proposta su Amazon, ed è davvero interessante perché con un prezzo inferiore ai 15 euro ci permette di avere una serie di prodotti della Papermate, ovvero 8 penne a punta media da 1 mm di colore nero, poi 4 penne inchiostro di 4 colori differenti e poi ancora altre 4 penne stilo, in questo caso di 3 colori, e poi ancora 4 evidenziatori. Questi sono utilissimi ad esempio all'interno dell'agenda che ti ho fatto vedere prima, perché mi permettono subito di identificare determinate attività o appuntamenti da attenzionare. Poi ancora abbiamo 5 matitatoi con matite a punta fina di diversi colori ovviamente, ma chiaramente sono dei matitatoi, quindi cambia solamente il colore esterno, ed infine un correttore. Come vedi dunque, il mio shopping in occasione dell'iniziativa ritorno a scuola di Amazon è stato abbastanza contenuto. Ho preso semplicemente l'indispensabile ed in realtà questo kit della Papermate, che mi è sembrato simpatico ad un prezzo interessante per cominciare l'anno lavorativo. Sono curioso invece di sapere se tu hai approfittato delle offerte di Amazon ritorno a scuola e cosa hai acquistato. Ti chiedo di lasciare un commento qui sotto e raccontare quali sono secondo te le offerte imperdibili. Se questo video ti è piaciuto, ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella, e noi ci vediamo, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.